ogni sangue. Uno, noi siamo qui per dire ai signori onorevoli che ricevono questo dittatore oggi che non è possibile che mentre che si muore tutti i giorni, che non è possibile che un paese democratico come l'Italia riceva una persona del genere. E in più, siccome l'Italia è un paese cristiano, perché abbiamo qui il Vaticano, il Papa riceve uno pieno di sangue, uno con le mani piene di sangue. Alla Santa Mano tra opprime il popolo ivoriano, edificando un potere assoluto e pervasivo. Ogni giorno in Costa d'Avorio, gli addetti alla stampa, le persone vicine e sospette, vicine al presidente, vengono arrestate, sterminate, trucidate davanti all'indifferenza ottusa e cinica della sedicente comunità internazionale. E c'è un reportage del Rai 3 del 17 settembre 2012, dal fatto, diciamo, dal titolo I fatti della Costa d'Avorio, potete consultare. Signore e signore, ed è per questo che noi siamo qua. Chiediamo la scarcerazione senza condizione di tutti i politici, la tutela della minoranza politica, la libertà di stampa. Chiediamo che sia possibile in Costa d'Avorio a ciascuno di dire quello che vuole, di porre fine alla persecuzione dei ivoriani rifugiati all'estero, di porre fine alla giustizia dei vincitori e alla pulizia etnica atto in Costa d'Avorio in questo momento, signori e signori. L'apertura di un tavolo di confronto serio con l'opposizione, insomma. Questa persona è qui. Questa persona viene in Italia per essere ricevuta dalle personalità politiche. È inaccettabile. Siamo in pochi, ma è molto importante farlo capire che noi non siamo qui per altro motivo che chiedere agli italiani che non lo sanno, che si muore tutti i giorni in questo lavoro per la colpa di questo dittatore che c'è qui oggi, che andrà in Vaticano. Lo sarà ricevuto da Gianfranco Fini, da Mario Monti, gente che proviene da un paese di una cultura politica chiara. Non si può fare la democrazia e accettare che uno che ammazza, che uccide, che rende le popolazioni ivoriane tutti rifugiati nel loro stesso paese, possa essere ricevuto da queste autorità. La ripetizione è pedagogica di orientare la bussola del popolo ivoriano sui valori della libertà, perché non si può parlare di sviluppo, di democrazia senza libertà, senza sicurezza. Oggi in Costa d'Avorio non è possibile parlare. Oggi in Costa d'Avorio non è possibile dire il contrario di quello che dice il Presidente. Sta succedendo in questo momento un fatto anche secolare nel paese moderno. Il Presidente ha sciolto il governo. Oggi in Costa d'Avorio nessuno governa la Costa d'Avorio, però il Presidente sta qua. Il Presidente sta qua. Non c'è un governo in Costa d'Avorio in questo momento. Ha sciolto. E perché, dicono i media, perché c'è stato un percorso nell'approvare una legge. Questa è la dimostrazione che questo signore che sta qui in questo momento non è una persona democratica, non è un presidente democratico. Ovunque è passato è stato contestato. È stato contestato dappertutto. È un presidente che non ha legittimità. Ed è per questo che noi siamo qua. Per manifestare, per dire basta con il bavaglio della stampa. Basta! Il perseguimento dei rifugiati. La Costa d'Avorio non ha bisogno di rifugiato politico. La Costa d'Avorio non ha bisogno di persone che fugge. Signori e signore, sapete che per formare una persona
ci vogliono soldi, risorse e tempo. E delle volte assistenze, quello che gli anglosassoni chiamano drop out, perché la persona che comincia la scuola non è detto che arriva alla fine, ma è un investimento che è stato fatto, ma questo investimento non è recuperabile. Non è recuperabile. E quindi queste persone come oggi sono in galera da più di un anno senza capo d'accusazione. Queste persone a cui è stato vietato di avere contatto con i familiari, con i loro avvocati. E questo signore che sta attuando questa politica viene qua in Italia, paese democratico, è ricevuto da Papa, è una vergogna. Cacciatelo via, cacciatelo via, cacciatelo via, onorevoli senatori, cacciatelo via, onorevoli parlamentari, cacciatelo via. È un signore che con la sua azione cercherà di avvilire la reputazione dell'Italia, è un dittatore, non dovete avere paura di dire che alla sacra roba tra, è un dittatore, è un presidente che è stato imposto alla Costa d'Avorio. Noi non abbiamo bisogno di qualcuno che sia imposto nella Costa d'Avorio. Signore e signori, alla sacra roba tra, devi andarsene via di qua, scappando. Che è la bandiera del presidente rapito. La seconda è la nostra, la Costa d'Avorio.